Presenta l'Europa come una sorta di paradiso terrestre, arriveremo al paradiso terrestre, ma l'Europa per noi, ho già avuto modo di dirlo, per noi nella migliore delle ipotesi sarà un limbo e nella peggiore delle ipotesi l'Europa sarà un inferno. E quindi bisogna riflettere su ciò che si sta facendo, perché la cosa più ragionevole di tutte era quella di richiedere e di pretendere, essendo noi un grande paese. Perché se l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, non dimentichiamolo. Pretendere la rinegoziazione dei parametri di Maastricht. Bentrovati, avete ascoltato, era il 1997 e già Craxi aveva capito cosa poteva accadere in questa Europa, in questa disgraziata Europa usata da pochi per arricchirsi contro i tanti, i molti cittadini che oggi muoiono di fame. Muoiono di fame anche coloro che nel 97 vivevano bene. Questa immagine, questi 40 secondi pronunciati quando era Adam Amet, l'ex presidente del Consiglio, li ho fatti già vedere a tutti quanti voi più volte nel corso di questi anni, ma la conferma della sua previsione sta anche nel no espresso dalla Grecia a proposito di una comunità europea che sta strangolando le popolazioni. Nel migliore dei casi, diceva Craxi, l'Europa sarà un limbo, altrimenti un inferno. E questo si sta rivelando, un inferno, non per essere contro la comunità europea, la moneta unica, il progetto di unificazione dei popoli e della politica, ma perché, come diceva appunto l'ex leader socialista, l'Italia doveva pretendere la rinegoziazione dei patti di Maastricht che hanno poi ammazzato non solo noi ma anche altre democrazie europee. Mentre cosa è avvenuto uno o due anni dopo, era il 98 se non sbaglio il 99, che venivano elogiati quei trattati, venivano peggiorati con le azioni concrete, per esempio del cambio lira-euro, rispetto ad altri paesi che invece hanno avuto un cambio, come la Germania e come la Francia, favorevole. Francia e Germania, quell'accordo franco-germanico da sempre osteggiato dalla Prima Repubblica, perché comprendeva, la Prima Repubblica craxiana, perché comprendeva che la importanza di questo nostro paese nel centro del Mediterraneo non poteva spostare il baricentro europeo di fatto solo in vantaggio e a vantaggio delle due nazioni appena citate, ma dovevamo essere noi l'ago della bilancia e i no della Grecia dovrebbero essere utilizzati da tutti i paesi del Mediterraneo nella certezza che non ci può essere Europa senza Italia, senza Grecia, senza Spagna, senza Portogallo. Sì, questo dovrebbe essere compreso e qualora ciò non avvenisse, qualora gli italiani, qualora l'attuale Premier o il futuro Premier non si batterà per una Europa diversa, significherà che andrà a fare non gli interessi degli italiani, ma gli interessi dei tedeschi, delle lobby, dei grandi raggruppamenti economico-finanziari e bancari dell'Europa del Nord. Non può esserci Europa del Nord senza una Europa del Sud rappresentata da noi, rappresentata da una barriera che oggi viene eretta contro l'Italia, ma di fatto anche contro i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che nella visione politica intelligente di qualche decennio fa dovevano rappresentare anche una ricchezza e invece
si è agevolato una falsa primavera araba gestita dagli americani, dai servizi segreti, per destabilizzare. E noi siamo caduti con tutti e due i piedi nella trappola, ma sempre in favore degli interessi bancari a discapito dei nostri interessi economici, personali e familiari. E così l'Europa ci sta ammazzando. Appuntamento a domani, ma voglio farvi riascoltare questi 40 secondi del 1997, quando ancora c'era la lira, quando ancora doveva essere rinegoziato il cambio lira-euro, quando ancora potevamo sperare di non affogare nel Mediterraneo, invece di utilizzare il Mediterraneo per solcare prospettive di ricchezza e di unità europea. A domani, ascoltate. Si presenta l'Europa come una sorta di paradiso terrestre. Arriveremo al paradiso terrestre. Ma l'Europa per noi, ho già avuto modo di dirlo, per noi nella migliore delle ipotesi sarà un limbo e nella peggiore delle ipotesi l'Europa sarà un inferno. E quindi bisogna riflettere su ciò che si sta facendo, perché la cosa più ragionevole di tutte era quella di richiedere e di pretendere, essendo noi un grande paese. Perché se l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, non dimentichiamolo. Pretendere la rinegoziazione dei parametri di Maastricht.